ragazzi delle quinte del plesso 25 aprile e ci troviamo all'anfiteatro al castello per parlarvi del Festival Jazz. Potreste chiedervi che cosa c'entra il Festival Jazz con la bandiera blu? La bandiera blu è un premio che non si dà soltanto per lo stato di salute del mare, ma anche per i servizi e le manifestazioni, come i culturali, come il Festival Jazz. Nato 42 anni fa su iniziativa del senatore Sisegno Zito, come presidente dell'Associazione Culturale Ionica, nel cortile della nostra scuola. La follia della Rocella Variations, che diventò non solo l'inno del festival, di essere l'unico comune in Italia ad avere un proprio inno. Beh, in suo onore c'è una targa commemorativa e una scultura in pietra eseguita da Giorgio Romani. È così tanto importante il Festival Jazz? Allora, il Festival Jazz è importante perché è stato costruito in un certo modo sin dalla nascita. Possiamo dire che è diventato famoso già dalla prima edizione, perché ha avuto un grande direttore artistico famoso, che era un personaggio della RAI, che diciamo è riuscito a imporlo all'attenzione sia dei media che degli utenti, gli spettatori, perché poi sviluppandosi è diventato famoso, perché si basava sulle produzioni originali. Che cosa sono le produzioni originali? Le produzioni originali sono delle forme di organizzazione di concerti che puntano sull'unicità dell'evento. Cioè, una cosa si fa solo a Roccella e non altrove, poi magari si fa altrove. Però una volta bisogna venire a Roccella per sentire le prime di certi musicisti. Se uno non veniva a Roccella non aveva la possibilità di ascoltare queste cose. Quindi questo tipo di impostazione attirava molti nel nostro paese. Un altro aspetto importante della nostra produzione erano le composizioni. Noi assegnavamo delle composizioni a dei musicisti, gli diciamo ti va di fare una composizione sulla follia, per esempio, e noi in questo modo riuscivamo ad avere produzioni importanti, che diventavano prime nazionali, prime mondiali. Cioè tutti guardavano a Roccella come a un grande laboratorio musicale, perché era un laboratorio musicale di Roccella, e questo lo ha reso famoso. Abbiamo sentito parlare della follia di Roccella Variation. Qual è la sua storia? Allora, la nostra da un grande musicista, direttore d'orchestra, compositore, teorico americano, un genio, si chiama George Russell. L'ha eseguita la prima volta a Londra, in un locale molto famoso, e in quell'occasione è stata registrata da una etichetta francese che si chiamava Rabelais. E poi il giorno dopo Russell è venuto a Roccella e ha eseguito la composizione a Roccella, ha avuto un successo strepitoso. Un famoso critico e giornalista ha detto che è stato l'evento jazz dell'anno, e quindi è entrata nella storia della musica jazz come un capolavoro. Siamo stati noi a proporla e ha avuto un grande successo. Cos'è la danza della follia? La danza della follia è una danza che è nata nel XVI secolo
in Portogallo. All'inizio era una danza popolare che somigliava molto alla nostra tarantella, lo stesso spirito, la stessa impostazione, lo stesso carattere. Poi la danza popolare è diventata una danza in un certo senso gestita da molti compositori per delle produzioni particolari e si è sviluppata in modo diverso, cioè è diventata una forma musicale colta, perché poi veniva usata in mille modi. Quindi ha perso il suo carattere originale popolare, è diventata colta, mentre la tarantella è rimasta sempre, diciamo, musica popolare. Quindi grande interesse a parte dei compositori europei, cito uno tra i tanti, ad esempio Corelli, famoso in tutto il mondo, ha portato questa danza a essere un po' famosa. Quindi quella di Roccella si chiama proprio la follia di Roccella Variations, perché è una variazione delle tante che esistono. Esistono tante follie e c'è quella di Roccella. Un porto ospitale, per lo strano, per l'esperimento, per il suono mai sentito e la voce non subito comprensibile. Il mare fertile che unisce e non il mare ostile che divide. Questa è una delle più belle definizioni del Festival Jazz. L'ha data Stefano Benni. Ma Roccella non è solo il Festival Jazz, è anche molto altro. Venite con noi e lo scoprirete. Allora su io cosa facciamo? Facciamo che andiamo! No! Vale! A Roccella Ionica, bandiera blu 2022. Avete visto com'è bella la nostra Roccella? E non è tutto, abbiamo raccolto molte informazioni, fatto molte ricerche e fatto molte interviste. Venite con noi e lo scoprirete. È un pesce che si pesca tutto l'anno. È presente nel Mediterraneo. Quello presente nella parte adriatica ha delle dimensioni ancora più grosse. Per conquistare la bandiera blu bisogna fare, a parte avere un mare pulito, bisogna fare anche dei servizi. Me ne sapete dire qualcuno e qual è il servizio che vi rende più fieri? Nel nostro caso noi ci occupiamo più che altro di controllare la sicurezza, che tutto avvenga in sicurezza, oltre che ai controlli ambientali che appunto garantiscono il risultato che abbiamo la bandiera blu. Quindi controlli anti-inquinamento, controlli che le spiagge siano pulite e che appunto portano a questo risultato. La bandiera blu non è solo il mare, bandiera blu è una serie di requisiti che devi rispettare come comune ai fini del riconoscimento. Il requisito più importante è quello che mi viene in mente, è relativo alla raccolta differenziata. Se tu non fai la raccolta differenziata, bandiera blu te la scordi. Quindi devi fare la raccolta differenziata e devi viaggiare come comune, come paese, a delle percentuali di raccolta differenziata superiori al 50%. Noi siamo quasi al 70%. Il riconoscimento della bandiera blu
avviene attraverso la compilazione di un format dotato di tantissimi file dove devi inserire tutti i dati che loro ti chiedono, quindi i dati sulla balneabilità, i dati sulla raccolta differenziata, i dati sulle strutture poste nel paese a sostegno e a tutela dell'ambiente, la percentuale di fanghi smaltiti. I fanghi sarebbero tutti i residui che derivano dalla Quali sono depurazione. i vantaggi della bandiera blu? Il primo vantaggio è per noi, no? Perché avere la bandiera blu è indice di avere un'elevata qualità, un elevato indice di vivibilità, no? Sostanzialmente che si vive bene a Roccella, no? La bandiera blu è indice in primis di mare pulito. E quindi ci sono dei vantaggi, no, per tutta la comunità. Visto che Roccella si merita la bandiera blu, perché i fondali marini sono ancora Quanto inquinati? riguarda la pulizia del mare, no? Come facciamo a dire che il mare è pulito, il nostro mare è pulito? No, mica ce lo inventiamo noi. Ogni mese vengono dei tecnici di un'agenzia regionale che si chiama ARPACAL. Questi tecnici prendono con delle ampolline un po' di mare, un po' di acqua di mare, e la portano nei propri laboratori e la analizzano. Quindi, dopo che la analizzano, ci dicono: guardate, l'acqua è pulita, l'acqua Welcome to Roccella Ionica, a special holiday not to be forgotten. Sea, sun, food and jazz to dream.